Hundreds of sheep have been eerily walking around in a circle for 12 days straight in northern China's Inner Mongolia region. Well, international aid efforts are being ramped up to Tonga. We're 3 days on from that massive undersea volcanic eruption. Le persone di tutto il mondo hanno segnalato comportamenti animali spaventosi in vista dei disastri naturali per millenni. Questi segnali potrebbero essere usati per avvisarci dei disastri incombenti? Ancora oggi nessuno può prevedere quando o dove colpirà un terremoto. Testimoni oculari, d'altra parte, hanno costantemente affermato che gli animali si comportano in modo anomalo prima di un terremoto. E recentemente è successo qualcosa di inaspettato in Mongolia che ha sconcertato gli scienziati. Cos'è stato questo strano evento e cosa indica per il futuro? Resta con noi fino alla fine per scoprire di più su questo strano comportamento animale in Mongolia. Nel 2004 uno tsunami innescato da un terremoto sottomarino di magnitudo 9.1 al largo della costa dell'Indonesia ha devastato le comunità costiere in tutto l'Oceano Indiano, uccidendo almeno 225.000 persone in una dozzina di nazioni. Il fatto che molti villaggi non abbiano ricevuto alcun preavviso ha contribuito all'alto bilancio delle vittime. I sistemi locali di allarme, rapidi e artificiali come i sensori di mare e sismici, non hanno emesso un chiaro avvertimento. Molti sensori erano fuori servizio a causa di problemi di manutenzione e molte regioni costiere mancavano di sirene di avvertimento dello tsunami. Anche la comunicazione non è riuscita a trasmettere avvertimenti con messaggi di testo che non raggiungevano o non venivano letti in luoghi dove la minaccia incombeva. Tuttavia, nei minuti e nelle ore prima che le pareti dell'acqua in aumento fino a 9 metri, ossia 30 piedi di altezza, attraversassero le spiagge, alcuni animali sembravano rilevare il pericolo in arrivo e hanno tentato di fuggire. Gli elefanti sono fuggiti in un terreno più alto, i fenicotteri hanno abbandonato i luoghi di nidificazione e i cani si sono rifiutati di uscire, secondo le testimonianze oculari. La gente del villaggio balneare thailandese di Beng Koei ha raccontato che una mandria di bufali che era sulla spiaggia improvvisamente dal mare ha cominciato a correre verso la cima di una collina vicina pochi minuti prima dell'arrivo dello tsunami. I sopravvissuti hanno anche riferito di aver visto animali come mucche, capre, gatti e uccelli che si muovevano deliberatamente nell'entroterra poco dopo il terremoto e prima che arrivasse lo tsunami. Afferma Irina Rafliana, ex membro del gruppo consultivo della Strategia Internazionale delle Nazioni Unite per il Rischio di Catastrofi, UNISDR, e ora ricercatrice presso l'Istituto Tedesco, molti di coloro che sono sopravvissuti hanno corso insieme agli animali, imitandoli o li hanno raggiunti subito dopo. Rafliana racconta resoconti simili del suo lavoro sul campo all'indomani di altri disastri, come lo tsunami del 2010 causato da un terremoto sottomarino al largo di Sumatra, che ha ucciso oltre 500 persone sulle isole Mentawai. Tuttavia alcuni animali, come gli elefanti, hanno risposto come se avessero avuto una consapevolezza previa dell'incidente. Una tartaruga, appena rilasciata, ha fatto un brusco volta indietro, solo 2 giorni prima dell'eruzione vulcanica di Tonga. A gennaio. Molte località, che sono spesso colpite da catastrofi naturali, non dispongono di sistemi di allarme rapido. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha scoperto nel 2017 che i governi di oltre 100 nazioni mancavano ancora di sistemi di allarme rapidi per i disastri naturali, a cui erano particolarmente vulnerabili. Tuttavia, le segnalazioni di comportamento degli animali prima dei disastri naturali hanno motivato alcuni accademici a dedicare una notevole attenzione scientifica all'ipotesi che gli animali possano avere meccanismi incorporati che segnalano loro i disastri prossimi ad avvenire. Si pone la domanda: gli animali potrebbero servire come sistemi di allarme rapidi, naturali per gli esseri umani? Il primo riferimento registrato a strani comportamenti animali che precedono un disastro naturale risale al 373 a.C., quando lo storico greco Tucidide osservò ratti, cani, serpenti e donnole in fuga dalla città di Elice nei giorni precedenti a un devastante terremoto. Altri rapporti sono sparsi in tutta la storia. Pochi minuti prima del terremoto di Napoli del 1805, buoi, agnelli, cani e oche avrebbero iniziato a emettere suoni di allarme tutti insieme, mentre si sosteneva che i cavalli fossero fuggiti per la paura pochi istanti prima del terremoto di San Francisco nel 1906. Anche con una tecnologia migliorata, molti tipi di disastri naturali che si avvicinano potrebbero essere impossibili da rilevare. Nel
caso dei terremoti, per esempio, i sensori sismici si spingono in zigomi scurati solo quando si verificano shock terrestri. Fare previsioni affidabili richiede segnali precursori e gli scienziati devono ancora scoprire quelli che sembrano verificarsi in modo coerente prima dei grandi terremoti. Di conseguenza, alcuni scienziati stanno diventando più inclini ad accettare segnali di avvertimento non convenzionali, come il comportamento degli animali. Ora, secondo un video pubblicato sull'account Twitter del People's Daily, che è collegato allo Stato cinese, il 16 novembre un gregge di pecore aveva camminato in un cerchio quasi concentrico per 12 giorni in una fattoria nel territorio controllato dalla Cina. Non molto tempo dopo la relazione, altri si sono fatti avanti per raccontare che le pecore erano state viste fare allo stesso modo in altri luoghi provenienti dal Regno Unito e dalla Mongolia. Gli agricoltori locali erano perplessi sul motivo per cui le pecore si comportassero in questo modo per lunghi periodi di tempo. Secondo un contadino, succedeva ogni tanto, ma non durava mai per più di un'ora. Il filmato originale delle pecore è stato girato nel nord della Cina ed è diventato rapidamente virale dopo che le pecore sono state osservate camminare in cerchio in senso orario per 12 giorni, cosa che non era mai stata testimoniata prima. La gente del posto nella regione, così come coloro che hanno visto il video, erano esterrefatti rispetto al motivo per cui le pecore si comportassero in questo modo. È interessante notare che quando il video è stato diffuso sui social media, altri agricoltori si sono fatti avanti per dire che il loro bestiame si era comportato allo stesso modo viaggiando in cerchio. Un agricoltore nel Regno Unito ha detto che le sue pecore avevano iniziato a serpeggiare in cerchio poco dopo che il video era stato pubblicato. L'agricoltore ha dichiarato di notare occasionalmente che il suo bestiame si comportava in modo strano e che il movimento circolare era qualcosa che aveva iniziato a verificarsi solo di recente, spingendo a chiedersi che cosa lo potesse aver causato. Internet si è affrettato a riempire il vuoto con alcuni che sostenevano che un episodio di X-File era in corso o che le pecore erano entrate in una spirale di morte, mentre altri sostenevano che erano solo pecore che facevano ciò che fanno le pecore e seguivano il gregge. Una spiegazione più ragionevole era che le pecore avessero la listeriosi, una malattia neurologica causata da un batterio che si trova tipicamente nell'alimentazione dei bovini e nel suolo, ma più frequentemente nei detriti vegetali in decomposizione e nell'etame. Il batterio Listeria monocytogenes causa un'infezione asimmetrica nel tronco cerebrale, con conseguente paralisi di un lato del viso dell'animale e andamento circolare persistente, guadagnandosi il termine di malattia circolare. Secondo Andrew Fisher, il professore di medicina di produzione bovina e ovina all'Università di Melbourne, ci sono molti indicatori che la malattia circolare non è la causa di questi eventi. Si sarebbe verificata una varietà di circoli e altre condizioni neurologiche e si sarebbero ammalati gravemente, alcuni sarebbero morti, ha spiegato il professor Fisher. Il modo in cui di solito si manifesta non è nella metà del gregge, tra l'1 e il 10% potrebbe esserne influenzato. Anche gli animali infetti da listeria non viaggiano in cerchi concentrici così rigorosi. Il professor Fisher ha ipotizzato che gli animali possano avere acquisito una risposta comportamentale per essere tenuti in uno spazio piccolo e limitato. Sostiene che in passato gli animali dello zoo potevano dimostrare uno stimolo stereotipico se tenuti in piccoli recinti con uno stimolo minimo. In questo scenario hanno un percorso molto definito e coerente e soprattutto invariabile. Tuttavia ha affermato che, anche se non possiamo esserne certi, c'è una spiegazione più probabile. Uno sospetta che ci sia di più dietro al video, qualcosa che non vediamo. Emma Doyle, esperta di bestiame e docente presso la School of Environment and Rural Science dell'Università del New England, lo ha espresso più chiaramente. Non appena l'ho guardato, ho pensato che non avevo mai visto delle pecore comportarsi così, ha detto la dottoressa Doyle. Sembra un po' sospettoso, sembra un po' impostato dove hanno messo qualcosa nel mezzo per impedire loro di passare. La dottoressa Doyle ritiene che sia estremamente improbabile che le pecore possano costruire una forma così impeccabile e concentrica senza qualche tipo di influenza. L'altro problema più serio è che numerosi media hanno affermato che gli animali avevano completato i circoli non stop per 12 giorni. Non andranno 12 giorni senza acqua e cibo, ha dichiarato la dottoressa Doyle. Il suggerimento è che gli animali lascino la cerchia per prendere da mangiare e da bere, per poi tornare.
mare. È molto misterioso e a prima vista una piccola bufala per me, ha osservato la dottoressa. Se è reale, allora qualcosa deve essere corretto o scoperto. Con i disastri naturali, in particolare i terremoti, che sono così difficili da prevedere, questi risultati pongono la domanda: gli esseri umani potrebbero davvero prevedere i terremoti sulla base delle osservazioni degli animali e quindi avvertire le persone del loro imminente arrivo? Nonostante il clima gelido, centinaia di serpenti sono scivolati fuori dalle loro tane in ibernazione nelle settimane precedenti il terremoto del 4 febbraio del 1975 nella città cinese di Haicheng. La condotta dei rettili, insieme ad altri casi, ha spinto le autorità a evacuare la città ore prima del catastrofico terremoto. Per millenni gli esseri umani hanno riportato strani comportamenti animali nei giorni precedenti a eventi sismici: cani che abbaiano incessantemente, mucche che fermano il latte e rospi che saltano dagli stagni. Alcuni ricercatori hanno tentato di stabilire una relazione in uno studio del 2013. Gli scienziati tedeschi hanno videoregistrato formiche rosse che nidificavano lungo una linea di faglia e hanno scoperto che prima di un terremoto modificano il loro programma abituale, diventando più attive di notte e meno attive durante il giorno. Secondo un'analisi del 2018 del Bulletin of the Seismological Society of America, di 180 indagini precedenti, la maggior parte di questi tentativi ha fatto molto affidamento su aneddoti e osservazioni isolate. I ricercatori del tedesco Max Planck Institute of Animal Behavior e dell'Università di Costanza, insieme a un team mondiale di collaboratori, affermano di aver misurato con precisione l'aumento dell'attività in un gruppo di animali da allevamento prima dell'attività sismica. Sebbene non sia stata stabilita una relazione chiara, gli scienziati ritengono che i loro risultati siano un importante passo avanti nella ricerca. Ci sono vecchi racconti di Aristotele e Alexandre von Humboldt che hanno visto questo comportamento, afferma Martin Wichelski, coautore della ricerca e amministratore delegato del Max Planck Institute of Animal and Behavior. Ma solo ora possiamo fare un resoconto continuo delle attività e del nervosismo degli animali. Le possibilità tecniche sono finalmente arrivate. Secondo i ricercatori, gli animali da fattoria sembravano prevedere tremori da una o 20 ore in anticipo, reagendo prima quando erano più vicini alla fonte e più tardi quando erano più lontani. Questa osservazione, sostengono gli autori, è coerente con il concetto che gli animali rilevano un segnale che si diffonde verso l'esterno. Le placche tettoniche che spostano o spingono le rocce lungo una linea di faglia nei giorni precedenti un terremoto, secondo questa teoria. Questo movimento fa sì che le rocce rilascino i minerali che espellono ioni nell'aria, il che porta gli animali a reagire a questa nuova sensazione. Quindi, cosa credi stia causando questo strano comportamento e perché pensi le pecore si stiano comportando in questo strano modo? Sta per accadere qualcosa di grande e incombente? Dici cosa ne pensi nella sezione dei commenti qui sotto.